Benvenuti nella stanza bianca. Oggi vi faccio ascoltare una canzone dei Blue Vertigo del 1997. Sigla. Quante volte ci facciamo delle domande a cui non sappiamo dare una risposta concreta? In questa canzone ci sono degli spunti di riflessione interessanti, ma soprattutto ad essere interessante è lo stile dei Blue Vertigo, in particolare la personalità e le idee del loro leader, Marco Castoldi, in arte Morgan, un grande artista con una conoscenza tecnica della musica, a cominciare da quella classica. Morgan e i Blue Vertigo hanno unito tutte le loro conoscenze musicali, sperimentando e mescolandole. Ascoltando anche altre canzoni di Morgan, si capisce che c'è molto della sua vita. In questa canzone, ad esempio, c'è la curiosità di un bambino, la voglia di conoscere la verità di un adolescente, i dubbi di un adulto ancora capace di sognare. In questa canzone c'è un uomo che difende un'idea, come tutti i più grandi cantautori. È per questo che dico che nei Blue Vertigo c'è la canzone d'autore. Dall'album Metallo, non metallo, altre forme di vita. Un uomo intelligente, mettendosi gli occhiali, ha fatto distinzione tra gli esseri animali e quelli vegetali. In terza media scopro che i regni sono cinque, fatti a loro volta da generi molto diversi tra loro. Se non esistessero i fiori, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero i pesci, riusciresti a immaginarli in altre zone di questo universo? È facile da realizzare. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Oggi ho fatto tardi, però mi sembra strano che solamente noi siamo stati generati dal caso. Questo è un po' egoista e poco fantasioso e forse un po' cattolico, poco divertente, molto presuntuoso. Se non ci fossero i funghi, riusciresti a immaginarli? Se non esistessero le alghe, riusciresti a immaginarle? Le stelle che riesco a vedere sono una piccola percentuale. Esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare. È praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Secondo voi esistono altre forme di vita? Secondo me è molto possibile. Perché se già pensiamo a noi, a come nasciamo, ci rendiamo conto che qualcosa di misterioso c'è. Mi è capitato di parlarne con delle persone e mi hanno subito risposto: io non ci credo. Ma come si fa ad affermare con certezza la non esistenza di qualcosa senza una prova concreta? Voi potreste dirmi: beh, tu come fai ad affermare che esistano altre forme di vita se neanche tu hai delle prove? Ma io non dico che so che esistono, dico che è possibile. Nella canzone dei Blue Vertigo c'è la frase: è praticamente ovvio che esistano altre forme di vita.
Io ragiono in modo un po' differente. Dico che è possibile, perché sulla Terra ci sono tante forme di vita. C'è qualcosa che conosciamo e qualcos'altro che ancora non è stato scoperto. Pensiamo agli animali. Ogni tanto si scopre una nuova specie. Addirittura ho letto che degli scienziati hanno creato un essere metà uomo e metà maiale. Una cosa assurda. Non si tratta di forma di vita, però, è esistente, cioè è stata provocata dalla scienza. Ne parlavamo degli extraterrestri, cioè forme di vita che, supponiamo esistano già. Potrebbero esistere gli alieni. Certo, non è detto che siano come li abbiamo sempre immaginati. Magari sono invisibili, cioè non è detto che il nostro occhio sia in grado di vederli. O magari non hanno occhi, non hanno bocca, non sono fatti come noi, non ci somigliano. O magari sono, appunto, perché non ci somigliano, potrebbero essere esseri di luce. E la luce è a tutti gli effetti un essere vivente. Il sole è vivo, fa luce alla terra, fa crescere le piante, i fiori, i frutti, ci dà vitamine importanti, i suoi raggi sono benefici. Anche se sarebbe pericoloso se si avvicinasse troppo. E anche la terra è viva. Infatti a volte si scatena i terremoti, no? Però forse reagisce a delle nostre azioni, oppure ci sono motivi più mistici, chi lo sa. O invecchia, invecchiando subisce dei mutamenti, oppure reagisce a qualcosa di esterno. L'universo è grande, i pianeti sono tanti, alcuni simili al nostro. È stato scoperto che in alcuni di loro è possibile la vita come noi la conosciamo. Però non ci sono ancora delle prove definitive. E soprattutto non è detto che la vita, ad esempio, su Marte sia in questo secolo, magari in passato, oppure in futuro, chi lo sa? Cioè, su internet mi sono documentato, no? Ho visto un po' di video, ho letto un po' e ho saputo che è stato scoperto un pianeta che è stato chiamato Europa. Questo pianeta è pieno d'acqua, oceani profondi, molto più dei nostri. Quindi, se dove c'è acqua, c'è vita, potrebbe essere abitato. Però i suoi esseri, essendo pieno d'acqua, potrebbero somigliare ai pesci, quindi non a noi, ma ai pesci, e comunque a tutte le forme di vita che sono nel mare, che conosciamo noi, ma potrebbero anche essere di dimensioni diverse, magari enormi, chi lo sa? Sempre da internet, dalle stesse fonti e da altri video anche, ho visto che ho saputo, avrei dovuto già saperlo, vabbè, che Giove, il pianeta Giove, è 1.000 volte più grande della Terra e che gli scienziati nel 1995 lanciarono una sonda al suo interno per capire un po' come fosse fatto, però la navicella si disintegrò ancora prima di entrare, perché Giove è pieno di gas, nubi, venti, tuoni, vortici, una tempesta continua. Però si potrebbe anche pensare che sia stato qualcuno al suo interno a non volere che noi scoprissimo i suoi segreti. Per ipotesi, no? Giove è il pianeta che governa tutto il sistema solare nostro, il nostro sistema solare. Fu chiamato così anche perché nella mitologia romana Giove è il re di tutti gli dèi. Quindi già questo potrebbe farci un po' pensare, governa i nostri pianeti. E c'è anche un altro collegamento. Giove, 4 milioni e mezzo di anni fa, si scontrò con... ci fu una colluttazione tra Giove e Saturno. Questa colluttazione toccò anche gli altri pianeti, tra cui Urano e Nettuno. Cioè Urano e Nettuno furono scagliati di colpo molto più lontano. Poi si scambiarono di posto e Nettuno si scontrò con le polveri e gas congelati che si trovavano in quella zona dell'universo. E questi però riuscì a respingere i detriti di questo scontro, che però a loro volta si scontrarono con gli asteroidi. Quindi miliardi di asteroidi e comete cominciarono a sfrecciare ovunque. Fu una catastrofe per tutti i pianeti. E solo dopo milioni di anni Giove cominciò a scagliare verso la Terra delle comete ghiacciate, che quindi, essendo ghiacciate, formarono l'acqua e quindi la vita. Perciò si dice che da lui sia nata la Terra, da Giove. Tutti questi concetti sono vicini sia alla religione che alla scienza. Infatti io non condanno nessuna ideologia, nessun modo di pensare, perché penso che senza prove definitive tutto sia possibile, tutto possibile.
E soprattutto, secondo me, è bello credere in qualcosa, che sia la scienza, che sia un'esistenza, l'ipotetica esistenza di un Dio, tutto possibile. Anche la credenza di qualcos'altro, credere in qualcos'altro, tutto possibile, senza prove. E soprattutto, è tutto possibile perché quando guardi il cielo, ti rendi conto che qualcosa di misterioso, di straordinario c'è. C'è. Un altro collegamento tra i pianeti e altre forme di vita è legato, al di là di tutti i film, le canzoni, i libri, gli studi, tutti gli studi fatti, i documentari. C'è un cartone animato che è molto legato a questi concetti, che è Dragon Ball. Perché? Perché in Dragon Ball c'è la Terra, gli esseri umani, c'è il Supremo che abita in un pianeta molto più grande. Quindi c'è proprio la similitudine con la nostra, le nostre religioni, la nostra realtà, però c'è anche un legame con la scienza perché ci sono tutti gli altri pianeti, ognuno con i loro esseri. E questo già è fantasioso, però comunque è reale, perché al di là se ci sono gli esseri o no, ci sono gli altri pianeti che sono diversi dal nostro, quindi già questo. Poi sulla Terra c'è tutta la gente del popolo che ha all'oscuro un po' di tutto e ci sono degli esseri speciali con dei poteri soprannaturali, che però di base si avvicinano molto a delle nostre realtà, come lo yoga, le arti marziali, dove ci sono dei combattimenti, e alla telecinesi, quindi riescono a leggere il pensiero, delle cose simili, no? E tutto in maniera approfondita. Ogni popolo ha le sue culture, ci sono le città, gli alberi, il mare, il deserto, c'è tutto, tutto. Addirittura c'è un accenno alla medicina alimentare. Perché i protagonisti, quando non hanno più forze, mangiano dei fagioli, fagioli verdi, che somigliano molto alle nostre fave. E grazie a questi fagioli riprendono forza. Poi la cosa che mi piace di più è che i protagonisti, i personaggi principali, quando non hanno. Quando il protagonista, quando deve combattere e sconfiggere un nemico troppo forte, deve salvare il mondo da questo nemico, che fa? Cerca l'aiuto della gente. Ma in che modo? Si concentra, alza le mani al cielo e assorbe tutta la loro energia vitale, compresa quella delle piante, delle rocce, l'acqua, perfino quella del sole, tutti. Tutta l'energia che riesce ad assorbire. La gente deve alzare le mani per dare la loro energia, però già quella delle piante, degli alberi, riesce a prenderla, compresa quella della gente che appunto alza le mani. Quindi assorbendo tutta questa energia crea questa sfera gigante che distrugge il nemico. E questa tecnica nel cartone può essere usata solo da chi ha un animo buono. Questo è un messaggio di speranza, di unione. Uniti si può, no? E soprattutto è molto vicino a delle ideologie orientali che parlano proprio di energia vitale in modo concreto nello yoga. Quindi diciamo che, anche perché l'autore del cartone è di origini orientali, però questo cartone mi ha sempre trasmesso qualcosa di speciale. Appunto adesso studiando tutte queste cose vedo che c'è una base reale di realtà. E quello che invece è stato fantasticato, tutte le cose fan di fantasia, potrebbero anche essere vicine ad una realtà che non conosciamo. Cioè, sono passato da Morgan a Dragon Ball. Vabbè. Se vi è piaciuta la puntata, mettete mi piace al video, lasciate un commento qui sotto, iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete mi piace alla mia pagina Facebook e soprattutto condividete.